Punti di vista. Il mese di gennaio è un mese fondamentale per la pesca delle trote. No, non sono impazzito, perché in realtà a gennaio il grosso dei bacini che gestiscono le acque dedicate a questi pesci, si riuniscono. Sono le assemblee annuali in cui spesso vengono presentati i progetti che si sono compiuti nell'anno precedente e vengono poi presentati anche i progetti che si compiranno nell'anno a venire. Ma soprattutto è un modo per tutti i bacini di pesca per incontrare i soci, per discutere i regolamenti. E qui vengo al punto. È perfettamente inutile, come spesso accade tutti gli anni, sentire lamentele ad aprile e maggio da parte di chi non ha trovato 3 ore del proprio tempo per andare e partecipare a queste assemblee, che sono dei momenti veramente importantissimi. Sono importantissimi perché sono quelle le stanze nelle quali far valere le nostre ragioni. È sulla bocca di tutti, se ne è parlato lungamente di quello che ad esempio è successo nel bacino 10 Acque Feltrine, in cui un consigliere, se non mi ricordo male, ha minacciato dimissioni del direttivo qualora fosse stata posta in modo corretto la domanda sacrosanta di istituire un no-kill nei confronti della trota marmorata. Beh, soci del bacino 10, questo è il momento in cui dovete prendere la vostra macchinina, va bene, rinunciare alla giornata nel centro commerciale con la vostra fidanzata, cioè voglio dire, è anche una bellissima scusa, e andare in assemblea a far valere le vostre idee. È altrimenti inutile, lo ribadisco, lamentarsi a giochi fatti, inutile lamentarsi ad aprile e maggio, perché lì, in quel momento lì, non si può più fare nulla. Mentre proprio durante le assemblee annuali è possibile in qualche modo cercare di modificare lo stato dell'arte rispetto ai regolamenti che solitamente vigono in queste acque. Lo ribadisco, è importantissimo. So che molti soci vivono le assemblee come la corazzata Potionkin di fantoziana memoria, ma è un errore marchiano, perché sono momenti fondamentali. Quindi quest'anno, indipendentemente dal bacino di pesca del quale siete soci, io mi auguro che davvero ci sia una massiccia presenza da parte dei pescatori, perché fare i fighetti davanti alla tastiera sono buoni tutti, pigliare la macchina e davvero occupare un po' del proprio tempo, dare un po' del proprio tempo per la gestione delle acque è veramente importantissimo. Mi raccomando, no centro commerciale, sì assemblea. Aloha.